Il 12 settembre del 1943 si sono formate le bande partigiane. Chi vi poteva dare un ordine? Nessuno, se non la vostra coscienza. È stata questa grande insurrezione popolare che ha raccolto l'insegnamento dei Rosselli. Carlo e Nello ti hanno insegnato che la patria è patria solo se è libera. E voi capite allora, compagni, perché la storia dei Rosselli non si ferma alla liberazione, non si ferma alla Costituzione. Giustizia e libertà è la legge che deve vivere oltre la nostra vita. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e verità d'un zio lontano americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Abbiamo visto un raro e suggestivo filmato di Ferruccio Pari in cui Maurizio, il leggendario capo della Resistenza, rievoca nell'autunno del 1963 quello che è stato l'avvio della lotta partigiana e lo fa alla Madonna del Colletto sulle montagne piemontesi sopra Cuneo. Partiamo da queste immagini non tanto perché vogliamo ricordare la biografia umana di Pari, nato a Pinerolo nel 1890 e morto a Roma nel 1981, quanto piuttosto perché vogliamo raccontare l'avventura politica e civile di Pari dalla opposizione intransigente al fascismo fino all'assunzione delle massime responsabilità di governo come primo capo dell'Italia liberata, dell'Italia democratica, e lo faremo scandendo la sua avventura secondo quattro momenti, tutti distinti nel segno della libertà: la libertà offesa, la libertà armata, la libertà al potere e poi la libertà domani, per cogliere l'esempio, il lascito, la lezione di Pari. E lo faremo attraverso le testimonianze di tre suoi amici come Vittorio Foa, Alessandro Galante Garrone, Leo Valliani, che non solo sono stati suoi compagni di tante lotte, non solo hanno condiviso i suoi ideali, ma sono anche autorevoli esponenti, interpreti e studiosi dell'Italia contemporanea. Insieme a loro ci sarà anche Giorgio Galli, anche lui acuto analista e commentatore delle nostre vicende contemporanee. Il maresciallo Badoglio telegrafa. Oggi, 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. Il 9 maggio 1936, Mussolini annuncia al popolo la nascita del nuovo impero con la conquista dell'Etiopia. È l'apice del consenso al fascismo, che si delinea come un regime autoritario e dittatoriale, fin dalle leggi fascistissime. Ogni opposizione è vietata, non esiste libertà di stampa, di opinione e di espressione, pena il carcere o il confino. Tutti i giornali non allineati vengono soppressi. In questo clima è difficile dire no al fascismo. Tuttavia, alcuni personaggi non si lasciano manovrare dalla propaganda martellante né dalle spettacolari parate militari. Fra essi, Ferruccio Parri, che rifiuta questo regime e lo sfida con la sua attività giornalistica e clandestina. Siamo all'epoca del delitto Matteotti e il 1 luglio del 1924 Parri, insieme a Riccardo Bauer, fonda il Caffè, insieme a un gruppo di giovani
che rispondevano al nome di Giovanni Mira, di Filippo Sacchi, di Luigi Degli Occhi. Il nostro posto, dice il titolo dell'articolo di fondo, per sottolineare subito la radicale antitesi tra la politica fondata sull'arbitrio, la violenza, l'assassinio politico tipico dei fascisti e invece la ricerca del primato della libertà politica, della democrazia parlamentare, della giustizia sociale in cui credevano questi giovani, così come vi credeva Gobetti a Torino con il suo gruppo di rivoluzione liberale e poi a Firenze di lì a poco il non mollare con Salvemini e i fratelli Rosselli. Ma Pari non si limitava a una opposizione di principio contro il fascismo, sarà uno tra i principali organizzatori del movimento dei fuoriusciti per aiutare gli antifascisti a fuggire all'estero e sarà Pari insieme a Pertini, insieme a Rosselli, l'organizzatore della fuga di Turati, il leader socialista. Per questa impresa Pari viene arrestato e subirà il processo di Savona e la condanna. È famoso il memoriale dal carcere che nel febbraio del 1927 indirizzerà al giudice istruttore. Ce ne legge un brano adesso Alessandro Galante Garone, che a questa impresa ha dedicato alcune sue pagine di riflessione. Vediamo. Contro il fascismo non ho che una ragione di avversione, ma perentoria e irriducibile, perché è avversione morale. E sono proprio le avversioni morali quelle che poi in definitiva resistono di più contro tutti gli avvenimenti. Parri è condannato al confino, prima a Ustica e poi a Lipari, dove incontra alcuni tra i più importanti personaggi dell'antifascismo italiano. Nel gennaio del 30 torna a Milano e riprende i contatti con l'opposizione all'estero, ma soprattutto riorganizza l'antifascismo liberale, democratico e repubblicano con il movimento di giustizia e libertà. Dietro un'apparente vita metodica e ordinaria, Parri è sempre attivo nella lotta antifascista. Nel 1936 scoppia la guerra civile in Spagna con l'intento di rovesciare il legittimo governo repubblicano di Madrid da parte del generale Francisco Franco. Hitler e Mussolini appoggiano Franco, mentre le democrazie europee e gli antifascisti italiani si schierano con i repubblicani per combattere le falangi franchiste e, in più larga prospettiva, il fascismo e il nazismo. Ma dopo 3 anni di violenze, massacri e distruzioni, il governo repubblicano è sconfitto. È la vittoria dei fascismi sulla libertà. Nel settembre del 39, la Germania invade la Polonia. L'Europa precipita nella guerra. I nazisti nel 40 occupano anche la Danimarca, la Norvegia, l'Olanda, il Belgio e la Francia, sfruttando il sistema della cosiddetta guerra latta. Da questo momento in poi, Parri moltiplica gli sforzi per accrescere una rete di opposizione attiva al fascismo che è ormai sceso in guerra accanto all'alleato nazista. Approfittando del suo impiego alla Edison e sfruttando la sede milanese come copertura, Parri nel 41 tiene le fila delle forze clandestine e soprattutto con Ugo La Malfa promuove la fusione dei nuclei di giustizia e libertà con quelli liberal-socialisti. Nel maggio del 42 a Milano si costituisce il Partito d'Azione, di cui Parri è il leader. Intanto comincia a delinearsi la sconfitta dell'asse nazifascista, la catastrofe della campagna di Russia pagata con migliaia di vite, l'arresto di Mussolini, il conseguente armistizio dell'8 settembre 43, lo sbarco degli alleati nel sud, sono gli avvenimenti chiave che preparano la resistenza italiana e le formazioni partigiane organizzate.
La resistenza ha avuto una notevole influenza nel trattenere delle forze tedesche, nel distrarle dai suoi compiti contro gli alleati e mantenerle sull'ordine pubblico interno. Ecco, su questo punto le testimonianze militari tedesche sono concordi, il rilievo delle forze militari impegnate è stato grande, poi si vede dal numero dei morti, dei caduti, delle resistenze e anche dei caduti dall'altra parte. Se invece si pensa, ecco, che la resistenza ha determinato il risultato della guerra, si dice una cosa che è folle, che è sbagliata. La guerra è stata decisa dal rapporto tra le grandi potenze, è vero. La resistenza italiana è cominciata molto tardi rispetto alla resistenza di altri paesi, penso alla Francia, penso all'Olanda, penso alla Russia, è vero, e la Jugoslavia. La resistenza italiana è cominciata molto tardi perché è cominciata soltanto alla fine del 43 ed è stata essenzialmente la testimonianza della volontà di una parte del popolo italiano di risvegliarsi da un sonno durato troppo a lungo, di affermare una volontà di rinnovamento, di affermare una volontà di cooperazione internazionale, di fare di nuovo esistere finalmente l'Italia che il fascismo aveva cancellato, perché il fascismo, nonostante tutte le sue dichiarazioni nazionalistiche, aveva praticamente cancellato l'identità nazionale italiana nella sua sottomissione pedissequa, è vero, e tragica, all'alleato tedesco. Ecco, la resistenza ha avuto la volontà precisa di riabilitare in qualche modo un'identità italiana, è vero? In un senso però, non nel senso del nazionalismo e dell'esasperazione del potere verso l'esterno, ma nel senso della cooperazione internazionale. E sotto questo aspetto devo dire, Parri, pur essendo rappresentato un pezzo della resistenza, perché rappresentava giustizia e libertà e la resistenza aveva un'area più vasta, Parri però rappresenta bene questo elemento di volontà unitaria nella differenza, di capacità in qualche modo di un'identità italiana, Parri era molto italiano, molto patriota, di un'identità italiana proiettata verso la cooperazione internazionale in un senso vero e non in un senso puramente strumentale. Abbiamo sentito che Foa ha parlato di una volontà unitaria da dare a tutto il movimento partigiano e resistenziale, e in effetti questo è stato il proposito, lo sforzo di Parri, che si mette alla testa del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, diventando poi anche vice comandante del Corpo Volontari della Libertà. Parri voleva fare della resistenza una grande lotta di popolo, secondo un insegnamento che aveva ricevuto ancora dalla lezione mazziniana, legando così il primo risorgimento che aveva liberato l'Italia dallo straniero col secondo risorgimento che avrebbe dovuto condurre alla liberazione dal nazifascismo. Ma certo, nel CLN Alta Italia, che era un organismo composito in cui confluivano i rappresentanti di 6 partiti, la cosiddetta esarchia, non mancavano anche dissidi, dissapori. Vediamo un po' che cosa ce ne dice in proposito Galle. Parri, appunto, come presidente del CLN Alta Italia, era stato l'organizzatore e l'animatore della resistenza nel territorio della Repubblica Sociale. Era stato anche arrestato dalle SS, vi fu un avventuroso tentativo di liberarlo da parte di Edgardo Sogno. Quindi era veramente il simbolo della resistenza. E inoltre si pensava che rappresentava l'ala sinistra del CLN. Il Comitato di Liberazione era diviso tra partiti più moderati, Democrazia Cristiana, Liberali, Democrazia del Lavoro, e partiti di sinistra, socialisti, comunisti, Partito d'Azione. Ma in pratica, in quei 20 terribili mesi di ferro e di fuoco che vanno dall'autunno-inverno del 43-44 fino al 25 aprile del 45, che porterà alla liberazione, Parri come ha saputo organizzarla, coordinarla, farla crescere fino a portarla alla vittoria, questa resistenza? Ne chiediamo un giudizio che è anche una interpretazione ancora a Sandro Galante Garrone. È stato quello che ha saputo dare fin dall'inizio, fin dai primissimi giorni, alla
guerra partigiana, come si sarebbe poi consolidata nei suoi aspetti, la sua fisionomia tipica essenziale e la più efficace, cioè quella di essere non un insieme, come altri avrebbero voluto, di azioni sporadiche, di sabotaggio, di disturbo delle forze nemiche, ma invece un insieme di appunto forze che al di là delle loro divisioni sapessero infondere, al di sopra di tutte le divergenze, i contrasti, le diversità politiche, sociali, religiose, eccetera, dare un carattere unitario a questa lotta e quindi una guerra di popolo in questo senso. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, un partigiano, portami via. Pare prima della liberazione fu arrestato, ci furono delle molte vicende per cui poi fu negoziata la sua liberazione da parte degli alleati che riuscirono a ottenere dal comando germanico, perché lui era in mano ai tedeschi, riuscirono a ottenere la sua liberazione e per qualche tempo gli alleati lo tennero in qualche modo in Svizzera come per l'impegno che avevano preso di non rimandarlo in Italia subito. Poi venne e fu il nostro leader militare accanto ai leader politici. Del resto, alcuni anni dopo, proprio questo carattere corale della lotta per spazzare via la dittatura di Mussolini e portare finalmente la libertà al potere, lo ribadisce lo stesso Parri in quest'altra testimonianza che trovo illuminante e precisa come era nel suo stile. La lotta di liberazione può trovare le sue origini nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, quando crolla la impalcatura politica e militare dello Stato fascista, si apre un vuoto tremendo, drammatico, nella vita del paese e questo vuoto è riempito dalla esplosione spontanea e simultanea di questo movimento che porta giovani di tutte le classi, da tutti i centri e anche dall'università, li porta in montagna. Non sono forse molti, direi alcune centinaia, ma tutti con la stessa decisione. Mamma e la vecchia Concetta, sorella di mamma o papà. Ho una cugina graziosa maschietta che quasi impazzire mi fa. Conosci mia cugina, che tipo originale, moderna, sai, carina, non puoi trovarle uguale. Il 21 giugno 1945 nasce il primo governo dell'Italia liberata. È Parri che lo presiede. Ma perché proprio lui? Parri era il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e la sua scelta accompagnava quello che era stato chiamato il vento del nord, cioè la forza di formazioni politiche che si erano affermate nella resistenza. Ma in realtà Parri fu scelto anche per una ragione squisitamente politica, cioè per sanare una contrapposizione che si era manifestata tra due altre possibili candidature, quella di De Gasperi, che era il leader della Democrazia Cristiana e che quindi rappresentava le tendenze moderate, e quella di Nenni, leader del Partito Socialista, che rappresentava le tendenze di sinistra. Quindi Parri fu scelto anche per una soluzione di compromesso, che da un lato rappresentava il Comitato di Liberazione e il Vento del Nord, ma dall'altro, come rappresentante di una forza politica minoritaria, qual era il Partito d'Azione, non si poteva mettere in competizione con i grandi partiti. Il compito è immane. La guerra ha sconvolto tutta la penisola. Dovunque distruzioni, miseria, fame,
e i segni di una profonda crisi morale. Ricostruire il paese e dar vita ad un'assemblea costituente rappresentano gli impegni fondamentali del governo Parri. Spetta alla Costituente porre le fondamenta della nuova società italiana, rinnovando non solo le istituzioni, ma anche il costume politico e sociale. Il governo Parri aveva di fronte una situazione di grande difficoltà. Vi era inflazione, problema del cambio della moneta, perché c'era anche la moneta di occupazione, problema dei reduci e dei prigionieri che tornavano dai campi di concentramento, prezzi politici, quindi una situazione molto difficile da fronteggiare. Pane, lavoro e casa sono gli obiettivi prioritari che il governo si pone. Sono un empirico, ma non insensibile alla giustizia sociale, afferma Parri. La ricostruzione dell'Italia esige un ritorno all'economia di mercato ed una decisa lotta all'inflazione, secondo la linea indicata da Luigi Einaudi. Sulle questioni economiche, Parri era più portato verso la linea Einaudi, perché quello era l'ambiente da cui veniva, però era conoscitore dell'economia industriale, quindi se fosse rimasto, penso che avrebbe trovato cercato e forse anche trovato una sintesi fra le esigenze di Einaudi e le esigenze del produttivismo. Insomma, Parri cerca di trovare l'equilibrio tra le classiche regole del liberismo e gli obiettivi del pieno impiego. Inoltre vuole che gli italiani imparino a pagare le tasse, chiede la confisca dei profitti di guerra, vuole l'epurazione di quanti, coinvolti con il passato regime, hanno tratto vantaggi nelle carriere, nei servizi e nelle professioni. Non per spirito di vendetta, ma per un criterio di giustizia, propone che l'epurazione riguardi soltanto chi, ai vertici, abbia avuto responsabilità dirette durante il ventennio. Soltanto per far prevalere l'epurazione avrebbe dovuto avere l'appoggio di coloro che reclamavano l'epurazione, cioè socialisti e comunisti, che invece lo lasciarono cadere, lo spinsero a sostenere l'epurazione dei fascisti dalle leve di comando. Nenni, alto commissario per l'epurazione, vicepresidente del Consiglio, gli fece redigere il decreto sull'operazione e poi, quando su quel decreto i liberali fecero la crisi di governo, si misero d'accordo con la Democrazia Cristiana per revocare l'epurazione che avevano fatto decretare. Il decreto sull'epurazione era il decreto di Nenni, che Parri ebbe l'ingenuità di pubblicare quando su quel decreto, sulla Gazzetta Ufficiale, quando su quel decreto ci fu la crisi di governo. Nenni e Togliatti, alto commissario dell'epurazione e ministro della giustizia, si misero d'accordo con De Gasperi per liquidare e Parri come presidente del Consiglio e il decreto stesso. Il governo Parri cade il 24 novembre. Nel gennaio 1946 si spacca il Partito d'Azione. Parri e la Malfa fondano il Movimento della Democrazia Repubblicana. Ma oggi, a 50 anni di distanza, che giudizio si può dare sulla caduta del governo Parri? Lui stesso, più tardi, riflettendo sulla fine così rapida e traumatica della sua breve esperienza di primo presidente dell'Italia democratica, che era stata battuta dalle forze ostili a un autentico rinnovamento del nostro paese, avrebbe detto: l'obeso ventre italiano ha vinto. In effetti, per uno come Parri, che non possedeva alle spalle una grande forza di sostegno e che in più aveva l'ambizione di portare dignità morale alla politica, era difficile, difficilissimo riuscire a guidare una coalizione così eterogenea, avrebbe commentato lui stesso con quel sottile humor che lo contraddistingueva. Era come pretendere di reggere un tiro a 6 cavalli, ciascuno diverso di peso e di andatura. E in effetti
i grossi partiti avevano ciascuno ambizioni, interessi differenti e puntavano a conquistarsi rapidamente una propria leadership. Ma in proposito, sentiamo che parere ci danno tanto Galli quanto Foa. Chi pensa che il governo Parri sia caduto per i suoi limiti personali di dirigente e di governo è un errore. È vero, Parri ha fatto quello che poteva fare qualunque uomo in quelle condizioni, un uomo di forte impegno morale, di forte esperienza anche nella vita civile, non poteva fare di più di quello che ha fatto, soltanto che la situazione puntava su un meccanismo politico diverso, che era quello che poi nacque al principio del 1946 con la formazione del governo De Gasperi e con i tre partiti al potere, De Gasperi, Nenni e Togliatti, è vero, rappresentanti di tre partiti di massa. Furono i liberali, la Democrazia Cristiana e sostanzialmente la destra del CLN a provocare la sua caduta. Il Partito Comunista giocò di rimessi in un certo senso. Ora Parri disse che l'averlo rovesciato era quasi un colpo di Stato. Il primo limite del governo Parri era che Parri era in un sistema politico pluripartitico, come era il governo di Comitato di Liberazione Nazionale uscito dal fascismo, dall'antifascismo, diciamo così. Parri era rappresentante di un partito che aveva poco consenso popolare, perché il Partito d'Azione era stato molto forte nel corso della Resistenza, perché si era fortemente immedesimato nella lotta militare, soprattutto nel nord, e poi perché aveva un forte respiro di rinnovamento politico, di rinnovamento morale, e quindi accoglieva larghe forze intellettuali. Quando la guerra finisce, molta gente torna a casa proprio nel senso fisico, nel senso che si era impegnata molto in questa lotta antifascista e decide a un certo punto di tornare al suo lavoro. E il Partito d'Azione si sgonfia, ma si sgonfia anche per un'altra ragione, cioè che il sistema politico che stava emergendo era il sistema fondato sui grandi partiti, sul Partito Democratico Cristiano, su quello socialista e su quello comunista. Era il sistema, per così dire, tripartito, che già durante la Resistenza si vedeva emergere, è vero. Il governo Parri, come esponente di un partito laico di sinistra, entrava in qualche modo in conflitto con la struttura che si stava formando, che era la struttura dei partiti di massa. Ma l'avventura di Parri continua. In lui i radicati sentimenti della Resistenza non si spegneranno. Anzi, prima alla Camera, poi a Palazzo Madama come senatore a vita, continuerà a denunciare errori, inadempienze e irresponsabilità della classe politica al governo. Fino all'ultimo, morirà nel 1981, il suo ruolo è all'opposizione, dai banchi del Parlamento e dalle pagine di giornali e riviste. Scrive sul Mondo Economico, Il Ponte e sull'Astrolabio, l'ultima rivista politica da lui fondata. Ogni volta punto di riferimento di una politica di progresso civile e di crescita democratica. Io credo appunto che per questo Parri non possa essere definito o un simbolo o un personaggio ingenuo capitato negli ingranaggi della politica. Era invece un uomo coerente che cercò di svolgere il suo ruolo tra molte difficoltà e che indicò anche, in conseguenza di quali insidie permanenti per il nostro sistema democratico, era difficile svolgere quel ruolo ed era difficile completare lo sviluppo della democrazia italiana. E questo mi sembra un insegnamento di grande efficacia e anche di grande attualità. Comunque il suo tormento rimarrà lo scenario di un'Europa divisa, lacerata, senza reali possibilità di integrazione politica. Bastava osservarlo per accorgersi che Parri aveva gli occhi da miope, ma ha sempre posseduto lo sguardo politico di chi sa vedere lontano. E in effetti Bauer, che lo conosceva bene, lo ha definito costruttore di avvenire, per sottolineare come fosse sempre stato capace di guardare al di là dei confini nazionali e quindi delle rivalità e delle gelosie nazionalistiche, come il suo grande amico Rossi credeva nella necessità di costruire non tanto la piccola Europa quanto piuttosto una grande, autentica Europa federale dotata di poteri
sovrani, sovranazionali e capaci quindi di competere con le altre grandi potenze in un mondo sempre più dilatato, a cominciare dalla Cina, che pare visiterà per prime e di cui aveva avvertito il ruolo e l'importanza. Quel suo slogan lanciato fino dal 1946, apriamo le finestre, chi è tempo, rimane un imperativo ancora attuale, anche perché dà la misura della volontà di Parri di non arrendersi mai, ma di impegnarsi per costruire un futuro migliore, che vuol dire un mondo più libero e più giusto. Ecco perché l'avventura di Parri non si è mai conclusa, e mi sembra che abbia ragione Galante Garrone di sottolineare come, nonostante le delusioni e le sconfitte, Parri ci insegna sempre che bisogna stare in prima fila e che bisogna sapere insorgere per risorgere. E avevo un fondo, direi, che potremmo dire di ottimismo alla lontana, e vi do una prova. C'è in una delle sue ultime lettere a me, poco prima di morire, già malato, sofferente, mi scriveva in un momento di mio scoraggiamento per qualche vicenda o situazione che non ricordo bene quale fosse: fatti coraggio. Quando tutto finisce per crollare intorno a te, puoi almeno godere della serena, spudorata allegria del naufrago. Si ricomincia da capo.